Buongiorno amici, buongiorno a tutti, buongiorno Giovanni. Buongiorno. Oggi non c'è. Ah, che bello! Si è legato il condominio, ha chiamato, è andato lui a risolvere il problema. Allora, oggi 5 dicembre, santi, beati, perché se non c'è agonia noi dobbiamo. c'è Google, capito? C'è Google o Chrome, perché noi andiamo su Chrome, questo è Google. Però. Sì. 5 dicembre, santi, beati e testimoni. E oggi che cos'è? Beato Bartolomeo Fanti Carmelitano. Ah, un attimo. Quattro nomi. Oppure Santa Consolata di Genova Monaca. Esatto. Santa Consolata di Genova Monaca. Va bene ragazzi, questo è quanto. Ci spiace non avere agonia oggi, però abbiamo in compenso abbiamo Diz. Buongiorno Diz. Buongiorno. Uno degli uomini più tristi d'Italia, ha vinto 6 concorsi, vero? Però riesce anche a ridere su delle cose tipo... Esatto. Qualche agonia non è malato Rosario, ha avuto un problema tecnico a casa. Ha avuto un problema tecnico, sì, non casa, è malato, gli si è allagato sciacquone o qualcosa del genere. Allora, capitali esteri e sanatoria, allegria, quindi adesso avremo di nuovo quelli che tornano con i sacchi dalla Svizzera, tranquilli, ma non è insomma non è sanatoria questa, anzi è sanatoria. Si sana. Sia la legge per il rientro, arriva l'autodenuncia, lo Stato conta di incassare 5 miliardi, cioè, meglio che tenerli all'estero, certo. Riportiamo. Anche perché hanno fatto una legge. Visto tutto quello che si consuma a Roma. Di capitale, capito? Allora, cioè, mafia, ecco qua, la Roma si blinda. Ieri vedevo, non mi ricordo che televisione fosse, c'era uno che diceva, ma io non lo so, non credo, forse vediamo lo Storace, insomma, diceva. Storace. Diceva, ma non è mafia, ma è solo criminalità, ma che cosa, di cosa stiamo parlando, amici? Qui c'è il sacco di Roma, no? C'è l'assalto alla diligenza, come lo vogliamo chiamare? C'è proprio Roma e la diligenza e gli indiani, vabbè. A parte Zingaretti sospende le gare, terremoto anche in Formula 1. Forza Italia, sì. Scusa. Vabbè, scioglimento del comune escluso. Ma che scherzi, scegli il comune. Marino ha detto no, non si scioglie. Tra l'altro gli danno la scorta perché alla fine, vedi, Marino esce come l'incorruttibile perché ci hanno provato con Marino. Alla fine, siccome non ha capito, gli ha risposto e lui ha detto: questo è incorruttibile. Questo non siamo qua perché non capisce il romano. Quindi, esatto. Senti, che volemo fare? E le fanno: non c'è niente da fare con Marino. Guarda, non succede niente. Va bene. Allora, altre cose, vediamo. Rivoluzione YouTube sarà a misura di bimbo, questa è una cosa molto importante. Novità Chrome che io già conosco da anni, navigazione più protetta, e sì. Cioè, mia figlia ha 8 anni, già maneggia il computer come, non so, una spada. E poi c'è questa notizia, scusate, Bond Lady, Bond Mamma. Sì. Cioè, perché è la voglio dire, non voglio essere cattivo, perché, sì. perché la Bellucci non si discute mai. Non si discute mai neanche quando era. L'età. Bella donna. Una bella donna. Una bella donna. Cioè, però chiamarla Bond Girl è un po' perché ieri c'era il nuovo Bond Girl di James Bond è la Bellucci, 50 anni. Ecco. 50 anni, eccola qua. Che gli vuoi dire? Che niente, io vuoi dire? Niente, cosa gli vogliamo dire? Infatti, giustamente leggo. Scrive una Bond Lady, giustamente, certo. Eccola qua. Parenti, mi hanno cacciato e io resuscito il cinema attore. Ma indovinate chi è che l'ha cacciato, ragazzi? Lo dico io che l'ha cacciato. Leggiamo questo articolo, vediamo un po'. Leggiamo da qua. La dipinge come un'impresa eroica, Carlo Panzina, quella di aver resuscitato il vecchio cinema attore, ma con Ma tu di che segno sei? La commedia diretta da Neri Parenti e dallo iscritto con i fratelli Panzina, che quindi ritorna al vecchio cinepanettone. Dice: dopo la rivoluzione in casa De Laurentiis, che ha abbandonato prima Massimo Boldi, ora anche Christian De Sica e Neri Parenti, non desideravo qualcosa di diverso, sono stato licenziato per affidare in film natalizio Lillo e Greg. Chissà chi vincerà. Carina, sentiamo cosa dicono. Guarda come chiudono l'intervista, questi sono Pio e Amedeo, vi ricordate delle Iene, Pio e Amedeo? Sì. Dicono, vedevamo il film di Massimo Boldi quando portavamo il pannolino, ora il pannolino lo porta lui, che carino. sono i suoi migliori amici, devo dire che finezza amici, sarà felice, sarà felice Massimo Boldi, vabbè. Se vogliamo, volessimo parlare di pannolini qui ragazzi,
Ma ti posso dire una cosa? Io non vedo l'ora di metterlo. Ma vuoi mettere il pannolone? Ma sì, ma io me lo metto prima, io me lo metto prima. Ma c'è, cioè io che sono così piccolo, il pannolone per me è una salvezza. Mi dice, senti, devo andare in bagno, ma chi se muove? Faccio tutto sul posto, è una cosa meravigliosa. Quindi non vi crucciate, amici, se vedete il pannolone. Io ancora no. Io lo metto, ma io lo metterò in anticipo per pigrizia. Oh, allora. Vediamo cosa dice Fabio Maccheroni. Oh Romeo, deve essere finito con la Mastronardi, quindi presumo che non parli bene dell'operazione Giulietta Romeo. Ieri sera c'è stata X Factor, Roma chiudo con te, quindi De Santis fa un anno di contratto, Juve dietro fronte, Allegri a Firenze torna al 3-5-2, questa è una notizia su cui oggi discuteremo. Quale partita? Fiorentina-Juventus questa sera. Partitona. Questa sera c'è Fiorentina-Juventus. Ah, questo è scontro epocale, sì, sì, la Fiorentina con la Juve. 2-1. Vabbè, abbiamo fatto tipo vecchia edicola fiore, abbiamo toccato quasi tutte le notizie di oggi. Bomba d'acqua, non era una bomba d'acqua, no, questo era il nostro signore, perché dopo quello che è successo a Roma ha detto, sai che c'è, mo gli faccio, gli do una pulita, e ha mandato la... Purtroppo Noè non c'era, ma insomma ci sarebbe stato, perché ieri paura di pomeriggio, la bomba d'acqua. Va bene, altre cose a Roma, piovra a Roma, però lo sappiamo, Zingaretti blocca gli appalti, questo l'abbiamo già letto, la Camusso che dice, abbiamo la conferma di un sistema che parte spesso, scusate, che parte spesso dal tema degli appalti, che è profondamente corrotto e malato. Va bene. Pure questa notizia è simpatica, pensa, li che notizia è? Si sono messi la maschera di D'Alema. Chi? Rapina nella capitale con la maschera di D'Alema. Erano pure conosciuti, l'hanno riconosciuti subito. Dice. Sì. Già sapevano chi era. Ladri con la maschera di D'Alema, è il segno dei tempi. Due ladri già conosciuti dalle forze dell'ordine hanno provato l'altra mattina a rapinare l'ufficio delle poste di via Carlo Serena nel quartiere Marconi di Roma con il volto travisato, c'è scritto, volto travisato, e si sono fatti consegnare 6.000 euro. Uno portava una parrucca discreta, capelli neri lunghi, l'altro aveva la maschera di Massimo D'Alema. Vi ricordate il film quello lì dei surfisti? Qual era? Point Break. Point Break, stavano con le maschere dei presidenti. Bellissimo. Vabbè. Oh, il caffè. Scusate, va bene, che c'è? Che c'è? Morgan a Roma, ragazzi? C'è Morgan a Roma? Sì. E non lo so, dove Morgan sarà uno degli ospiti del lungo weekend di Vivi e i musei. Beh, vedi, domani alla Galleria Sorda alle 22.30. Quindi andiamo al museo con Morgan. Il genio, il genio. Allora ragazzi, grazie, arrivederci. Questa era l'agonia di oggi, senza agonia. E visto che è Natale, la nostra canzone di Natale che abbiamo scelto quest'anno è quella lì che facevamo sempre. E muove, com'è? Via. Vabbè. Vabbè. Era questa la tonalità? Natale, sei incapace di intendere di suonare. Manco quella sa fare. L'ha dimenticata. Il tempo. Allora. Muovene Natale. Non tengo denaro. Me leggo il giornale. E me vado a cucare. Tutti insieme. Muovene Natale. Non tengo denaro. Mi fumo una pip. E me vado a cucare. E muovene Natale. Meloccaro, buongiorno, siamo arrivati alla fine e chiudiamo. Ciao Meloccaro. Che bello vedere Meloccaro e Susanna Pianello. Ma Meloccaro, ragazzi. Meloccaro. E poi lei l'ha più volte manifestato sta cosa, sì, ha detto, sì, Meloccaro è un fico, sì, da paura. Sì, sì. L'ha sempre detto, detto, me lo farei subito. Ecco. E detto, sappi che è sposato. Che poi non sarebbe neanche. Immagini tuo figlio Gian Guido. Fatte mio papà, sono cose che non si fa. Perché suo figlio ha 5 anni adesso quasi, ma come se ne avesse 29, perché è una roba meravigliosa. Suo figlio proprio è come un vecchietto, se vede una cicca per terra dice, qual è il motivo per cui la gente butta le cicche per terra? Così, è proprio così suo figlio, il piccolo Meloccaro. Grazie, arrivederci, è arrivato anche Piggi e... Lunedì è festa. Buon Natale, buone feste, ciao Silvia, ciao a tutti.